Yes? Good weather. Hey, mamma, it's crazy. See you tomorrow, dai. Ma which meteo? Base camp. Woman meteo. Yeah. Hey, tomorrow morning, revenue. Una cittadina molto importante, ancora conosciuta da Marco Polo, che era praticamente sulla via della seta. Da Kasgar con un giorno di jeep andiamo a Yarcheng e poi arriviamo a Ilica, secondo giorno, e si arriva nella valle del Shaskan. Io chiamo la rotonda perché a destra si va verso il K2, a sinistra verso il Broad Peak, il G2 e il G1. Andiamo sotto la parete, dormiamo, portiamo le corde fisse, ma quando non riusciamo a scegliere una via sicura di salita, c'erano tutte queste enormi siraccate che continuavano a scaricare. Avremmo dovuto restare lì più tempo. Metto d'accordo appunto per il servizio a campo base con quattro ragazzi di Emilia Romagna e sono con Alberto Magliano. Purtroppo non ho trovato il compagno che mi seguiva in questa avventura. Ho preso un portatore d'alta quota pakistano per aiutarmi, ci siamo montati i campi, ma anche per attraversare tutto ghiacciaio che porta campo 1, che è molto pericoloso, bisogna stare legati. Questa è la stessa strada che si fa anche per andare al Cascio Imbrun 2 fino a Campuno, l'itinerario è lo stesso. Il Cascio Imbrun 2, dopo Campuno si parte quasi direttamente e si sale, invece per andare al Cascio Imbrun 1 bisogna entrare una valle a destra, andare al Cascio Imbrun là, poi salire il couloir dei giapponesi, salire a Campo 3. Finalmente arrivate a Campo 1, un po' stanchi, viene a trovarmi anche Sherpa Pema, che ho conosciuto a Kankenzonka, che lui era lì con una cliente giapponese. Praticamente non riuscivo a capire come facevo a fare il filmato con la macchina, perché avevo solo sullo schermo, c'era un austriaco che mi ha fatto vedere, l'unico filmato che ho riuscito a fare è quello. Poi ritorniamo a Campo 3, la mattina mi sveglia alle 4 a lì, mi dice: Mario, c'ho male il polmone, sono preoccupato, ho pianto sulla tendina che mi ha regalato Giulietto Veggio, prendo la sola roba di Alessio e andiamo il più veloce possibile. Dopo 2 giorni parto da campo base per tornare a casa, basta, per 3 mesi ero stato sopra 5.000 metri e ne ho un po' fino alle scatole anche. Buona serata, c'è qualcuno di rito, no? Se qualcuno vuole fare qualche domanda a Mario, come riesce sempre ad andare sopra gli 8.000 senza ossigeno, magari è anche una bella domanda, no? A volte c'è molta gente che usa l'ossigeno per arrivare a quelle quote lì. Ma l'ossigeno in quota, se uno sta bene, che sopporta bene la quota, già 50% di difficoltà superata. Poi man mano che si sale, vabbè, bisogna di quota, dico, bisogna sempre fare il check up, controllarsi sempre dentro, controllare tutto, anche i piedi, le mani e qualsiasi sintomo che si ha, magari è facilissimo predire degli edemi cerebrali, edemi polmonari, bisogna scendere il più fretta possibile. Dopo certe volte anche si porta anche delle medicine, ma anche le medicine non bastano, è ora tutto un po' un casino. Un'altra domanda per Mario? Come non dice niente, Mario? No, sono dipendente, sono artigiano, lavoro per conto mio, faccio gli sgaggi, consolidamenti montani per i tirocciosi, per i paramassi, reti, poi perforazioni.
lavoro 6 mesi all'anno, 7, quando mi si un pochettino vado, parto. Divento ricco, ma però ho la possibilità di partire. A che quota massima hai fumato la tua sigaretta? Non te lo dico. Mario. Dai Mario! Ma voi è contento, almeno il rapporto di matrimonio non dura. Sono via. Se fosse a casa tutti i giorni mi renderebbe in crisi, ma facendo così andiamo avanti bene. Parla così perché non c'è. Per fare una domanda. Vittorio, dai, digli. Vabbè sì, il K2 è complicato, però quest'anno a Canzonca mi parlano tutti che forse era più difficile ancora il K2. Infatti vorrei partire un po', non paura, un po' teso per Canzonca perché è alto e poi 20 metri in meno del K2. Si fa l'ultimo campo 7.400, ci sono 1.200 metri sul livello. Alla fine mi metterei sullo stesso piano, Canzonca e K2. Finito di fare tutti i 1.400.000, dopo cosa fa? Lavora e basta. Vengo a casa tua. No, c'è lei di montagne da salire, pieno di montagne. C'è la Patagonia, che sono già stato, c'è l'Alaska, sono le cattedrali del Bartoro, possono effettuare c'è dei bisogni. C'è il Grignone e la Grignetta. Grignone e Grignetta, ce n'è. È bellissimo vedere quanta gente è venuta per onorarti Mario, perché guarda quanta gente c'è qui, è venuta tutta per te. Va bene, allora chiudiamo qui questa serata, vi invitiamo al buffet, ringraziamo veramente Mario Panzeri e qui facciamo un bocca al lupo per il prossimo anno. Grazie mille, grazie Mario, grazie di essere stato con noi, grazie dell'invito. No, 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 no,